La Repubblica Italiana è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Il Piemonte è una delle regioni più estese d'Italia, con un territorio di oltre 25.000 km quadrati, in gran parte montuoso, collinare e di pianura. Con più di 4.200.000 abitanti, è ripartito su 1.206 comuni e 8 province. Alessandria 190 comuni, Asti 118, Biella 82, Cuneo 250, Novara 88, Torino 315, Verbano Cusio Ossola 77, Vercelli 86. La regione Piemonte è stata istituita nel 1970. Il 23 luglio è stata eletta dal Consiglio la prima giunta e il 10 novembre è stato approvato lo statuto nella storica aula di Palazzo Madama, antica sede del Parlamento subalpino. A seguito delle modifiche costituzionali intervenute sul sistema regionale, dal 22 marzo 2005 è in vigore un nuovo statuto. La regione, a differenza della provincia e del comune, oltre alla funzione amministrativa, esercita con lo Stato la funzione legislativa. L'articolo 117 della Costituzione italiana elenca le materie per cui solo lo Stato può fare le leggi, come difesa, moneta e ordinamento giudiziario. In altre materie, la legislazione è sia dello Stato che delle regioni, o solo delle regioni, ad esempio trasporti e urbanistica, agricoltura e montagna, sanità e assistenza, ambiente e parchi, cultura, sport e turismo, attività produttive e commercio, formazione professionale. La funzione amministrativa è esercitata secondo il principio di sussidiarietà, in collaborazione con le autonomie locali, province, comuni e comunità montane, le autonomie funzionali, camere di commercio e università e le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo. La regione è composta dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale. La Giunta regionale ha sede in Piazza Castello a Torino, è l'organo esecutivo della regione ed è composta dal presidente e da un numero di assessori non superiori a 14, di cui uno assume la carica di vicepresidente. Provvede all'attuazione del programma di governo, ha potere di iniziativa legislativa, esegue le deliberazioni del Consiglio, esercita la potestà regolamentare, predispone il bilancio annuale e pluriennale e documenti di programmazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio, promuove i ricorsi di legittimità costituzionali e conflitti di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Il presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, nomina e revoca gli assessori, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, presenta al Consiglio i disegni di legge, indice le elezioni e referendum. Il Consiglio regionale, che ha sede a Palazzo Lascaris in via Alfieri 15 a Torino, è l'assemblea che rappresenta direttamente i cittadini del Piemonte. Eletto dal popolo, il Consiglio è l'organo che elabora, discute ed approva le leggi regionali ed esercita la funzione di indirizzo e di controllo sull'attività della Giunta regionale. Compongono il Consiglio piemontese 60 consiglieri, riuniti in gruppi consiliari secondo le diverse appartenenze politiche. Sono organi del Consiglio regionale il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, i gruppi consiliari e le commissioni consiliari.
Il presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca, lo presiede, ne dirige i lavori. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da tre consiglieri segretari, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze, e resta in carica 30 mesi. I suoi componenti sono rieleggibili. Ciascun gruppo consiliare elegge al proprio interno un presidente che ne dirige l'attività. Strutture, personale e risorse per il loro funzionamento sono assicurate dal Consiglio regionale. Le commissioni consiliari permanenti sono composte in modo da rispecchiare la composizione dei gruppi consiliari, esaminano in via preventiva i progetti di legge ed anche le deliberazioni di competenza del Consiglio. Possono richiedere e discutere comunicazioni della Giunta e svolgere indagini conoscitive su argomenti di particolare interesse per l'attività della Regione. Secondo quanto stabilito dallo Statuto, possono presentare iniziative di legge la Giunta regionale, i consiglieri regionali, i consigli provinciali e comunali e gli elettori. Entro 15 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale, la legge viene promulgata dal Presidente della Giunta regionale. Entro 10 giorni dalla promulgazione, viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso. L'Assemblea regionale, inizialmente ospitata a Palazzo Cisterna, si è trasferita ufficialmente a Palazzo Lascaris nel 1979. Il Consiglio regionale Cuore del Piemonte, un'istituzione eletta dai cittadini nella quale si concentrano le volontà e le aspirazioni di un territorio. Una terra con una storia antica, un passaggio da e verso l'Europa. Una civiltà alpina che ha saputo aprirsi alla pianura, un luogo per vivere e per sognare. Le giornate si susseguono, gli anni passano. Per il Piemonte domani è un altro giorno di lavoro. Il suo cuore batte anche qui, nel Consiglio regionale, nel suo impegno e nei suoi progetti.